Buongiorno a tutti, mi chiamo Michelangelo Berti e in Partech coordino le attività di marketing comunicativo operativo. Provengo dal team di prevendita, anni fa ho fatto questo tipo di lavoro ed ero specializzato sulle soluzioni per l'IT security. Infatti, diciamo, alcune delle cose di cui vi parlerò oggi le ho vendute, installate e configurate in prima persona. Vediamo rapidamente chi è Partech. Partech nasce dalla fusione di due note realtà di Roma e Milano, rispettivamente Babel e Soltech, e di fatto offre sul mercato una serie di competenze, soluzioni e servizi negli ambiti più disparati. Partiamo dalla business intelligence, abbiamo la nostra soluzione che vendiamo in modalità completamente as a service, a soluzioni per l'IT infrastructure, quindi anche la security, e soluzioni verticali per il mercato finanziario. Le nostre competenze in ambito IT security esulano dalla pura rivendita di prodotti. Di fatto offriamo una serie di servizi di consulenza tecnica organizzativa e l'installazione, la configurazione e l'integrazione di soluzioni per la privacy compliance. Inoltre siamo stati i primi in Italia a realizzare un'infrastruttura di posta elettronica certificata e un'infrastruttura chiave pubblica interamente basate sull'integrazione di tecnologie open source. Dato che la security è fatta anche di prodotti, siamo gold partner di Sophos e Barabit, due vendor molto attivi a livello europeo nel campo della security. La lista dei nostri clienti non esaustiva dimostra che abbiamo una forte presenza negli ambiti telco e finance, ma non solo, come potete vedere ci sono una serie di nomi relativi anche al mondo della sanità, delle pubbliche amministrazioni e così via, anche degli utilities. Durante questa mattina, nella tavola rotonda, abbiamo visto che interlocutori molto importanti ci hanno raccontato il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati. Io quindi non starò a ripetervi ciò che avete già sentito, vi riassumerò rapidamente alcune capisaldi, diciamo. Come potete leggere, ad aprile del 2016 è stato approvato, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento. Ma questo sarà adottato effettivamente solo da qui a 2 anni. Molte persone si stupiscono di questo gap tra l'approvazione e l'adozione vera e propria. Il regolamento, a differenza delle direttive, non deve essere recepito, ma prevede di base l'introduzione di una serie di autorità di controllo a livello nazionale. In questi 2 anni quindi sarà necessario istituire queste autorità di controllo, ogni Stato membro dovrà farlo. E in più questi 2 anni serviranno ai soggetti destinatari del regolamento per andare a adeguarsi a tutti i requisiti tecnici. Chi sono i soggetti, i destinatari di questo regolamento? Sono tutte le aziende private e gli enti pubblici che gestiscono una serie di dati classificati di varia natura, possono essere dati sensibili, dati biometrici, sanitari e giudiziari, e in generale che gestiscono una grossa quantità di questi dati. Secondo questa definizione, tolto il panificio sotto casa, praticamente tutte le aziende diventano coinvolte e in questa pesca a strascico finiscono nella rete una serie di aziende che per loro natura non dispongono delle competenze richieste per redigere complicati piani di sicurezza o ancora per applicare delle soluzioni tecniche magari anche complesse dal punto di vista puramente informatico. È in questo contesto che un'azienda come Partech offre una serie di servizi sia di consulenza organizzativa, normativa, ma soprattutto dal punto di vista tecnico. Riassumendo rapidamente in cosa consiste il nuovo regolamento, noi abbiamo identificato 3 macro categorie. La prima riguarda i diritti degli interessati, tra cui il diritto all'accesso, all'oblio, alla rettifica dei dati che vengono raccolti da queste imprese. Questo per fare in modo che noi cittadini riusciamo a essere un po' più tutelati nell'uso che viene fatto e nella circolazione dei nostri dati personali. Il secondo aspetto riguarda l'istituzione di una serie di nuove figure, ad esempio le autorità di controllo nazionali, l'equivalente del nostro garante per la privacy, per capirci, e di una serie di altri soggetti come il Data Protection Officer, che andrà a sostituire gradualmente il vecchio responsabile per il trattamento dei dati personali. In più vengono finalmente introdotte una serie di misure tecniche specifiche per il rispetto dei requisiti per la protezione dei dati, per andare a limitare i danni conseguenti a un'eventuale data breach. E come se non bastasse, vengono introdotte delle sanzioni unificate finalmente a livello europeo per andare a colpire le aziende che violano queste leggi. Vediamo cosa accade quando avviene una violazione dei dati.
Dico quando e non se, perché il rischio zero non esiste, quindi tipicamente è una questione di tempo. Il danno poi, la violazione stessa, non è necessariamente un attacco da parte di Anonymous. Banalmente è tutto ciò che va a danneggiare la riservatezza e l'integrità dei dati. Quindi banalmente un vostro amministratore IT che erroneamente distrugge il database con i dati sensibili degli utenti, anche questo è identificabile come danno di incidente di sicurezza. Quindi cosa succede quando si verifica un incidente? Il primo passo, che è previsto ad oggi dal regolamento, è che venga effettuata una notifica tempestiva all'autorità di controllo. Dico tempestiva perché deve avvenire entro 72 ore, quindi non si deve attendere lunghe indagini interne da parte dell'azienda o grandi valutazioni, ad esempio, sugli eventuali danni d'immagine, perché a volte questo tipo di azione frena notevolmente la notifica dell'evento. Ad oggi il regolamento non dice esattamente come deve essere strutturata la notifica, questa probabilmente sarà demandata all'autorità di controllo che dovrà stabilire i dettagli. Quello che sappiamo per certo è che la notifica dovrà contenere le informazioni riguardanti le circostanze dell'incidente, i dettagli di cosa è accaduto, quali sono state le contromisure che abbiamo applicato per evitare che questo incidente si ripetesse. Ad esempio, banalizzandola, questo weekend, attraverso una falla di sicurezza del mio web server, qualcuno è entrato ed è riuscito ad accedere al database degli utenti. Gli hanno rubato 10.000 credenziali. La mia azione, la mia attività di remediation su questo problema è stata intanto risolvere la falla del web server, andare a resettare tutte le password degli utenti e notificare agli utenti questa informazione qua, in modo che ognuno di loro possa andare a resettare ad esempio la propria password, oltre il mio reset, diciamo. Questa più o meno è come dovrebbe essere una notifica. Il passo successivo, e questa è una cosa del tutto inedita rispetto al passato, è la data breach notification agli utenti interessati. Fino adesso, quando noi subivamo un furto di credenziali, ad esempio, lo andavamo a scoprire quando? O quando qualcuno faceva poi il vero e proprio furto di identità, o quando iniziavamo a ricevere spam all'improvviso senza capirne il perché. Oppure, come nel caso di Yahoo recentemente, scopriamo dei giornali che sono state rubate milioni e milioni di credenziali. Questa cosa qua non si dovrà più verificare, o perlomeno questo è l'obiettivo che si pone la normativa. L'azienda dovrà andare a notificare ai diretti interessati che hanno subito un incidente di sicurezza, dettagliando che tipo di danno c'è stato. Come vedremo successivamente, che ci sono delle potenziali deroghe a questo tipo di attività. Infine, uno dei punti che più ha attirato l'attenzione delle aziende fino adesso è l'aspetto pecuniario. Fino adesso gli stati, avendo recepito le direttive precedenti in maniera abbastanza libera, molte volte applicavano o non applicavano delle multe che per una grossa multinazionale erano l'equivalente di una multa per un divieto di sosta. Quindi di fatto non avevano nessuna forma dissuasiva nel ripetere, nel reiterare questo tipo di errore. Col nuovo regolamento l'Unione Europea sancisce sin da subito che le sanzioni pecuniarie possono arrivare a 20 milioni di euro o in alternativa il 4% del fatturato annuo globale, che per una multinazionale inizia ad essere dei soldi. L'obiettivo delle sanzioni che dovranno essere combinate è ovviamente quello là, oltre che a dissuaderle, ma a spingerle ad adottare le giuste precauzioni per limitare questo tipo di situazioni. Il problema è che la normativa non entra nel dettaglio delle singole iniziative che bisogna portare avanti. Parla sicuramente di un aspetto come la cifratura, ma ricollegandosi anche ad altre direttive, ad altre normative come la ISO 27001, è possibile stabilire quali sono i criteri, i requisiti da risolvere. Il nostro team ne ha identificato 4 in particolare. Il primo riguarda la gestione e il monitoraggio proattivo degli accessi degli amministratori IT. Da questo punto di vista, ad esempio, il garante della privacy italiano era stato molto all'avanguardia, perché aveva imposto agli operatori telefonici di applicare una serie di contromisure di questo tipo per limitare l'accesso e ancora peggio la fuga dei dati di traffico dei propri abbonati. Il secondo passo riguarda la full disk encryption, perché un banale furto di un dispositivo, di un PC, di quello che vogliamo, non deve comportare la quasi scontata perdita di questi dati. La stessa cosa, la cifratura va applicata ai file, perché
I nostri file percorrono giornalmente dei chilometri virtuali e non siamo in grado di stabilire quali e quanti occhi ne prenderanno visione. Il collega di Bull Server poco fa ha parlato proprio approfonditamente dell'aspetto della cifratura, è un aspetto da non sottovalutare. Infine, la gestione dei dispositivi mobile, smartphone e tablet, che fanno sempre più parte della vita aziendale oltre che personale, e il loro impatto sul nostro, sui rischi della sicurezza vengono quotidianamente sottovalutati. Come vi dicevo prima, c'è una potenziale deroga alla notifica agli interessati della data breach notification. Ad oggi la normativa prevede che, previa valutazione dell'autorità di controllo, se i dati rubati erano cifrati, possiamo andare intanto a sfuggire ad eventuali sanzioni importanti, ma possiamo evitare di contattare i singoli interessati. Perché questo? Perché se viene rubato un dato cifrato, questo risulta illeggibile. Ovviamente se la suite utilizzata, se le chiavi sono robuste, risulterà illeggibile anche una volta rubato. Quindi è come se di fatto non avessero rubato nessun dato. Non c'è stato un vero e proprio data breach. Andiamo ad analizzare le tre soluzioni che il nostro team di sicurezza ha individuato per rispondere a questi quattro requisiti. I server, i nostri server anche, vengono acceduti da una moltitudine di figure. Abbiamo gli amministratori IT che giustamente accedono ai sistemi, abbiamo i partner di outsourcing, ad esempio, che ci gestiscono il data center, piuttosto che i manager, cosa un po' più assurda, e gli utenti di virtual desktop. Ma non solo, potremmo avere anche un attaccante esterno che cerca di accedere ai nostri sistemi. Una volta che questi signori accedono ai sistemi, possono fare quello che vogliono. Alcuni vengono afflitti, diciamo, dalla cosiddetta sindrome da God Mode. Una volta che sono lì dentro diventano i padroni. Quali sono le contromisure che possiamo fare per evitare che questa cosa si verifichi? Noi abbiamo integrato con successo più di una volta lo shell control box di Balabit. Un oggetto che si posiziona come man in the middle tra i vostri client e i server e registra tutto ciò che accade nel frattempo. Registra non solo il video, la sessione video con i dati che appaiono a schermo nel caso delle connessioni grafiche, ma anche tutto lo streaming dati in input e output. Questo per fare in modo che qualunque azione possa essere rivista successivamente in caso ad esempio di un furto di informazioni. Questo oggetto è particolarmente interessante perché non va a modificare la user experience degli utenti, quindi non impatta sulle configurazioni dei client e dei server. Come vi dicevo, è disponibile sia sotto forma di appliance virtuale e fisico e di fatto va a registrare su file che vengono salvati ad esempio localmente sullo storage locale, va a salvare su degli audit trail tutto ciò che avviene all'interno della sessione e anche sulle sessioni video come un RDP classico, un UNC, un Citrix, ICA e così via, va a fare una scansione OCR dei contenuti per fare in modo che tutto ciò che è apparso a schermo, ad esempio il nome di una certa cartella che magari contiene i log della vostra posta, possa essere ricercata successivamente e quindi semplificare anche le azioni successive di ricerca dei dati, di eventuali incidenti di sicurezza. I protocolli supportati sono molteplici, si va dai classici protocolli testuali del mondo Unix e Linux o degli apparati di rete ai protocolli grafici utilizzati nel mondo del terminal server di Microsoft, VNC o Citrix ICA per il virtual desktop. Le funzionalità, come vi dicevo, sono particolarmente interessanti perché oltre al monitoraggio proattivo il sistema è in grado di fare ad esempio attività come lo user mapping e l'autenticazione centralizzata per risolvere il classico problema delle utenze condivise, quelle di root, quelle administrator, dove non si sa mai chi è che ha fatto cosa. Altro aspetto fondamentale è la forest authentication, che al pari dell'accesso al cavo con la doppia chiave nelle banche, obbliga un utente ad accedere solo a fronte dell'accesso di un suo supervisore, ad esempio quando si accede a un database che contiene le carte di credito, piuttosto che ai backend di posta, dove magari l'amministratore nel suo tempo libero potrebbe andare a farsi i fatti degli utenti. Altro aspetto riguarda l'encryption dei dati. Ogni giorno i nostri file vengono visti, acceduti, condivisi da una miriade di persone che non sono sempre quelle autorizzate e vengono condivisi nei modi più disparati. Vengono salvati sui dischi locali, vengono salvati su cartelle condivise o repository aziendali, che sono SharePoint, facciamo un esempio. Possono essere salvati sui propri dispositivi, smartphone e tablet personali, quindi chissà chi li utilizzerà questi qua. Possono essere condivisi attraverso dei
servizi di cloud storage come Dropbox, Google Drive, possono essere messi su pendrive. Quindi non sappiamo assolutamente che giri faranno questi qua e quali e quanti occhi li andranno a vedere. Sembra banale la risposta, ma l'unico modo per andare a capire, a garantire la confidenzialità di questi dati è assicurarsi che gli unici che riescano a vederli siano gli utenti veramente interessati. Quindi per fare ciò non possiamo limitarci ad applicare delle classiche access list a delle cartelle condivise o a degli SharePoint, perché una volta che l'utente autorizzato è riuscito ad accedere a quei file può condividerli liberamente e impropriamente, anche non necessariamente come azione malevola, ma anche senza saperlo, inconsciamente, con utenti non autorizzati. Tutto ciò che abbiamo in mano può essere perso, una pendrive può essere persa, quindi la cosa più sana che possiamo fare è cifrare questi dati, siano essi istanziali, quindi sul nostro hard disk, o siano essi in transito, scambiati con altri utenti. Da questo punto di vista, il nostro team ha individuato nel Sophos Safeguard Enterprise una suite adatta a rispondere a questa esigenza. È una suite modulare che è compatibile col mondo Windows e Mac e offre una serie di funzionalità. La chart vi mostra una parte di queste. Prima di tra tutte la Full Disk Encryption, che si integra nativamente col Microsoft BitLocker o col FileVault di Apple. Questo per garantire che la user experience dell'utente non sia alterata e per far sì che comunque venga rispettata la gestione centralizzata della cifratura. L'altro aspetto è l'encryption dei file, a prescindere che questi viaggino attraverso una pendrive, un disco removibile, una mailbox personale aziendale oppure un servizio di cloud storage. La cosa importante è che chi non dispone delle chiavi di cifratura non può accedere al file, non vedrà i dati in esso contenuti. Questo è fondamentale per garantire la riservatezza. Ovviamente esistono delle metodologie per consentire a un partner in outsourcing, piuttosto che a un cliente, di vedere quel file anche senza essere integrato nella rete aziendale. Sarebbe folle che solo gli utenti con le postazioni di lavoro collegate alla rete aziendale riuscissero a vedere questi file. Una cosa importante è che i motori del suite di sicurezza di Sophos sono certificati FIPS 142, level 3, e Common Criteria. Questo è un elemento fondamentale per una serie di aziende che ad esempio lavorano in ambito militare, neanche lo prenderebbero in considerazione se non avesse questo livello di sicurezza. Terzo e ultimo punto riguarda la gestione dei dispositivi mobile. Al giorno d'oggi la nostra vita aziendale e personale è piena zeppa di smartphone e tablet di varia natura. Il problema, parlando con molte aziende, è che la maggior parte del budget dedicato alle IT security al giorno d'oggi è dedicato alla sicurezza del perimetro, la rete, i server e le postazioni istanziali. Questa cosa qua dal mio punto di vista è folle, e quando mi trovo a fare questa domanda del perché questo approccio alle aziende, tipicamente ricevo due risposte, una più agghiacciante dell'altra. La prima è che secondo loro l'evento, la perdita, il furto di un dispositivo mobile è un evento raro. La mia risposta allora tipicamente porta questi dati. Questi sono i dati relativi all'anno 2015 del solo Terminal 5 di ITRO. Moltiplicate questi dati per il numero di terminal che ha quell'aeroporto e per tutti gli aeroporti europei o mondiali che abbiamo. Ogni giorno vengono persi una miriade di dispositivi. Solo una piccola parte di essi vengono reclamati e recuperati dal legittimo proprietario. Gli altri tipicamente vengono messi all'asta. Quindi chi se lo comprerà, il nostro notebook o la nostra pendrive o lo smartphone, potrà formattarlo e usarlo come suo dispositivo oppure può farsi un giro all'interno per vedere cosa contiene. Immaginate il notebook del vostro amministratore delegato perso e quei dati diventano automaticamente pubblici. Il danno è inimmaginabile. Quando mostro questi dati ottengo una risposta ancora peggiore. Tendono a diminuire la gravità del contenuto, dell'evento. Allora, io dico, ok, secondo voi non c'è nulla di importante lì dentro. Posso capire che voi ignoriate le foto personali dell'utente, ovviamente non sono problemi aziendali. Peccato che poi quel telefono era connesso a quelle pad, era connesso magari a dei servizi di cloud storage, anche aziendali, che contenevano dati aziendali anche molto sensibili. C'era l'accesso alle mailbox, quello personale ce ne possiamo fregare, quello aziendale è un bel problema. Peggio ancora c'è l'accesso alla VPN aziendale.
Quindi, tolto il singolo cespite che costa quel che costa, abbiamo perso i dati dei suoi contenuti e quello è diventato un cavallo di Troia per accedere alla nostra azienda. Quindi tutto l'investimento fatto per proteggere il perimetro viene assolutamente vanificato. E per questo motivo le aziende devono andare a rispondere a una serie di esigenze. La prima è come gestire tutti i dispositivi che vengono quotidianamente persi o rubati. Quindi quali sono le regole di compliance che dobbiamo definire per evitare che la perdita del dispositivo rappresenti un incidente di sicurezza. Il secondo punto è come gestire questo enorme parco aziendale che viene di fatto cresce quotidianamente. Terzo aspetto è come far sì che la user experience degli utenti non vada a deteriorarsi, come consentire loro di accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per essere produttivi. Infine abbiamo il problema classico del bring your own device, dove gli utenti che si comprano un dispositivo personale vorrebbero usarlo anche per scopi aziendali e quindi questi vanno gestiti, non possiamo lasciare al loro buon cuore il tipo di utilizzo che faranno delle risorse aziendali. Il nostro team ha individuato nel Sophos Mobile Control una soluzione in grado di rispondere a questa esigenza. Supporta i dispositivi iOS, Android, anche nelle varie accezioni tipo Samsung Knox o quelle di LG e Sony, e Windows Phone. E di fatto include una serie di funzionalità, tra cui una console centralizzata che consente agli amministratori IT di definire le regole di compliance e gestirle, fare l'enforcement, definire un enterprise app store ad esempio, per dire quali sono le applicazioni consentite e quelle non consentite, perché ad esempio potrebbero essere del malware. Include un ambiente sicuro, un container, dove gli utenti possono accedere alle proprie risorse aziendali, la mail, il calendario, la rubrica condivisa, dove possiamo intanto distinguere ciò che è aziendale da ciò che è personale e inoltre andare a definire delle regole di compliance, ad esempio evitare l'inoltro di messaggi aziendali al di fuori a utenti che stanno fuori dal dominio. Altro aspetto riguarda il Secure Workspace, per far sì che gli utenti, se debbono utilizzare file aziendali, lo facciano utilizzando degli strumenti sicuri, come ad esempio un accesso cifrato con file cifrati dal Safeguard direttamente lì dentro. Anche l'accesso al Google Drive, a Dropbox, passa attraverso sistemi di cifratura. Perciò gli utenti non usano più sistemi del tutto artigianali, ma passano attraverso uno strumento aziendale, sicuro. Altro aspetto riguarda l'accesso alle risorse aziendali attraverso un browser sicuro, che non sia colpito da malware, ad esempio. E poter gestire anche le regole di single sign-on, per evitare che l'utente inserisca continuamente la password, magari davanti ad altre persone. Infine, sempre in ottica di bring your own device, fornire un accesso in self-service agli utenti per poter andare a configurare e gestire i propri device personali, accettando delle regole di compliance imposte dall'azienda, ad esempio che il dispositivo non sia rootato o jailbreakato nel caso di iOS, e che non siano installate delle applicazioni malevole. L'utente, in caso di furto o perdita, potrà gestire in autonomia attività come il blocco remoto o la formattazione remota senza richiedere l'intervento del gruppo IT, quindi senza andare a tormentare i nostri amministratori o il nostro reparto della sicurezza. Io vi ringrazio per l'attenzione, il tema è molto ampio, 25 minuti non sono sufficienti, vi invito a venirci a trovare al nostro desk e a ripianificare magari anche una demo o un incontro successivo per andare ad approfondire tutti questi aspetti. Vi ringrazio per l'attenzione.